Uè zozzi, siete su Barbaroffa. Chi mi segue da un po' di tempo si ricorderà che in passato mi sono espresso in modo molto negativo nei confronti del Nintendo Classic Mini, ovvero la console uscita una manciata di mesi fa a forma del classico Nintendo 8-bit degli anni 80, che riproponeva un parco giochi di circa 60 titoli assieme a dei controller da attaccare al televisore. In passato io mi scagliai aspramente contro questo oggetto perché secondo me c'era un hype eccessivo, c'erano diversi motivi che potete andare a ripescarvi nel video che vi propongo qui nella anteprima. Il punto è che effettivamente ciò che avevo previsto per il Nintendo Classic Mini si è verificato, ma proprio dal punto di vista economico, perché la Nintendo ha fatto delle scelte di marketing veramente sagge, veramente efficienti per rendere il proprio oggetto un oggetto assolutamente desiderabile. È stata una logica più da giocattolaio che da software house, ma d'altronde la Nintendo nasce come produttore di giocattoli, quindi queste tecniche di marketing sicuramente le conosce e le applica da tanto tempo. La Nintendo, secondo me, deve essere considerata veramente come una maestra, deve essere considerata come una mamma per tutti coloro che sono appassionati di videogiochi e per tutti coloro che amano questo tipo di mercato. Paradossalmente qualcuno di voi penserà: Barbaroffa, ma quindi se ti stava cordialmente antipatico il Nintendo Classic Mini, adesso che è uscito il Super Nintendo Classic Mini, penserai la stessa identica cosa, giusto? No. Secondo me la situazione è radicalmente diversa per il Super Nintendo Classic Mini e i motivi sono tanti. Il primo dei quali è che, secondo me, dopo il travolgente hype quasi distruttivo del Nintendo Classic Mini, il Super Nintendo Classic Mini, pur essendo ben voluto dalla schiera di appassionati nintendari o anche dalla schiera degli appassionati di videogiochi che però si è allontanato da questo mondo, però c'è stata una reazione leggermente più tiepida. Quindi, secondo quanto già riesco a vedere nel mercato, almeno italiano, quella brutta sensazione di essere preda di chi compra le console e poi le rivende a prezzo maggiorato non ci dovrebbe essere. Quindi diciamo che c'è stata una accoglienza del pubblico più ragionevole, secondo me. Secondo motivo, che però non è meno importante, è il parco giochi del Super Nintendo Classic Mini. Per quanto possa sembrarvi strano, secondo me 20 giochi del Super Nintendo più un gioco inedito, avete capito bene, un gioco è inedito, valgono di più di 60 giochini del Nintendo 8-bit. Non fraintendetemi, io sono un fan del retro gaming, mi piacciono moltissimo i giochi con una grafica sicuramente più antiquata, con un gameplay sicuramente più antiquato, però secondo me vendere tutto quel parco di giochi veramente antiquati a quel prezzo, con quell'hardware, mi sembrava veramente un'esagerazione, anche perché effettivamente per far girare i giochi del Nintendo 8-bit basta una console letteralmente di 30 anni fa. Il Super Nintendo Classic Mini invece mi sembra veramente un'altra storia. Per quanto stupido potrà essere, potrà sembrare forse una cosa soggettiva perché io sono cresciuto negli anni 90 rispetto agli anni 80, però secondo me i giochi dell'epoca degli anni 90, dell'epoca del Super Nintendo, si avvicinano molto di più alla maturità tecnica e anche narrativa del gameplay dei videogiochi attuali, per cui ha senso acquistare un oggetto del genere e magari anche regalarlo a il cuginetto che si è appassionato dei videogiochi vecchi e vorrebbe giocare di più a qualche titolo
più vecchiotto. Magari si può anche regalare alla propria dolce metà che si è allontanata dal mondo dei videogiochi perché ha iniziato a lavorare, perché università, perché eccetera eccetera eccetera. D'altronde un oggettino veramente comodo ed è veramente simpatico da attaccare al televisore, e se non ci giocate più potete letteralmente incorniciarlo al muro, perché è veramente un oggettino desiderabile dal punto di vista estetico. Non solo, ma i joypad del Super Nintendo Classic Mini sono compatibili con il joypad del Nintendo Classic Mini. Inoltre, probabilmente la cosa che mi sta più simpatica del Super Nintendo Classic Mini è il fatto che venga incluso nel pacchetto un gioco nuovo, un gioco inedito, ovvero il secondo episodio della serie Star Fox per Super Nintendo. Sicuramente qualcuno di voi penserà: Barbaroffa, ma scusa, prima con il Super Nintendo Classic Mini ci parlavi di RetroPie, ci parlavi di emulazione e altre cose, perché la cosa non vale anche con il Super Nintendo Classic Mini? Dire che puoi tranquillamente emulare i videogiochi del Super Nintendo su Raspberry Pi, RetroPie, sul computer, sul telefono cellulare, è come dire: perché portare a cena fuori in un bel ristorante la tua ragazza quando puoi benissimo darle una scatoletta di Simmental a casa e si sfama lo stesso? Diciamo che il Super Nintendo Classic Mini mi sembra un oggetto ideale da regalare agli appassionati dei giochi vecchi, ai appassionati del retro gaming, che magari non sono degli smanettoni, e ne ho conosciuti tanti. Penso a un mio compagno dell'università, vabbè, dico il nome, tanto chi se ne frega, ad Alessio, che quando gli ho mostrato il fatto di poter giocare al Super Nintendo con il computer attraverso l'emulazione, ha sgranato gli occhi e ha detto: no, ma non è possibile, come si fa, sembra complicato. Purtroppo Alessio è un po' negato con i computer. Ecco, comprate il Super Nintendo Classic Mini alla gente come Alessio. Magari il suo compleanno, magari a Natale vi mettete in 4, in 5, in 6 e gli fate questo regalino. Mi sembra un oggetto proprio da commemorazione, un oggetto anche autocelebrativo della Nintendo, ma si sa, la Nintendo è assolutamente autocelebrativa. Non fraintendetemi, la Nintendo non è stata l'unica azienda a portare questo tipo di mini console con essenzialmente dei giochi emulati dal passato. La Sega ha realizzato la stessa identica cosa con un Sega Mega Drive Classic Mini, se vogliamo dirlo, ma il risultato è stato un po' carente per via di mancanze di qualità che la Nintendo assicura sempre nel momento in cui realizza un prodotto, nel momento in cui realizza software e hardware. Con la Nintendo si può dire di tutto, si può dire: non mi piace quello che fa, non mi piace non mi piacciono i suoi titoli, non mi piacciono i suoi giochi, ma non ci si può lamentare della cura dei dettagli con cui realizza tutto a livello hardware e a livello software. Ci sono tante altre console che millantano di riportare in auge i vecchi titoli del passato, come addirittura le retro console dell'Atari. Trovate tutti quanti i link di Amazon qui in descrizione. Però, stando così le cose, visti anche i sovrapprezzi Nintendo Classic Mini, secondo me la scelta ideale per fare questo tipo di acquisto è il Super Nintendo Classic Mini. Se siete indecisi, lo compro o non lo compro, ma sì, lo comprerei, però aspetto un pochino, il mio consiglio spassionato è: acquistatelo adesso. Se invece non è proprio quello che avete in mente, siete contrari a prescindere alle idee delle vecchie console riportate, rimodificate, ripensate e ricompattate in compilation, allora forse questo non è il prodotto che fa per voi. E voi che cosa ne pensate? L'avete già acquistato questo Super Nintendo Classic Mini? Avete preso anche il Nintendo Classic Mini? Siete veramente dei nintendari incalliti, se questo fosse il caso. Fatemelo sapere nei commenti. Sappiate che cliccando sui link di Amazon aiutate il mio canale a crescere e soprattutto non spendete neanche un centesimo in più di quanto spendereste normalmente. Quindi, grazie. Siete stati su Barbaroffa. Alla prossima.